niente, quella roba lì. Un po' di impegno. Cioè, il problema è che la convinzione di quello che fai deve essere più forte. Ma che comincia a parlare di Kung Fu, No, ce n'è qualcuno, io conosco un po' di gente. No, ho capito. Ah, verdure, melanzane, cicoria. Lo so, sì, aspetta. Lassù, c'è un castello medievale, giusto? Medievale, tra virgolette, degli anni 70. Ma va, non facevano mica i castelli negli anni 70. Ma come, non hanno fatto negli anni 70? Ma chi è che faceva i castelli negli anni 70? Uno che c'aveva i soldi. Massimo, in nomine sancte et individue Christianis. Amen. Questa sembra essere una gomma nuova. È una gomma nuova? Io prevedo uno squarcio da una pietra. Certo, anche quella è una gomma nuova. Anche quella. Occhio che scivolano le gomme nuove. Per oggi, ragazzi, andiamo a fare un giro alternativo, giusto? Sì, più che alternativo, un giretto così tranquillo. Perché abbiamo impegni verso le 10:30. Tipo? Quindi, tipo. Tipo, fatevi in casa. A tutti, dai. Va bene così. Pugnetto. Pugnettino. Va bene così. Ottimo. E lì dove eravamo prima, va? Sei cappello qua giù. Volevo anche provare, visto che c'è un po' di freschino, finalmente, la magliettina quella intima della Fox. Che trovate anche sul sito. Con gli sconti che arriveranno. Novembre, arriva il Black Friday. Del Black Friday. Che in novembre siamo tutti obbligati a fare il Black Friday. Il novembre è nero. Fatto sta che ci stiamo dirigendo verso la sua esistenza, non sempre legata alla cosiddetta magia bianca. Ed affiora dunque qui il motivo per cui da questo nome prende il podcast, no? Va, un gatto. Ci stiamo dirigendo verso Biscotto. Bistocco. 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 So, è scherzo, eh. Torno alla località tra di Camerino e Sierra Petrona, tra quelle zone lì. Bosco. Nature. Superstrade. Dighe. Tubazioni varie. L'autunno, i colori dell'autunno, che bello. 1212. Ma quella è qua, il medioevo, eh. Ciao. You are crazy. Wow. Avevo avvisato però, Guardate che bella formazione rocciosa qui. È incredibile come la natura è capace di fare delle forme autentiche, quasi geometriche, quasi sembra fatta dall'uomo. Il camion alla sua base sono una coincidenza, chiaramente. Comunque grazie per l'aperitivo, Gianluca, dopo non dovevi, eh. Oggi abbiamo una Rocky, una Mondraker e una aspetta, lo scorriamo.
punto leggermente esposto. Ecco capriolo, due caprioli. La nuova felpettina della Fox, che è una figata perché c'ha dentro un materiale Polartec. E ciò, siamo al 6 novembre, ho solo questa. Sotto non ho niente, e questo piccolo gilet dell'Alpine sta. Temperature ancora alte, però si sta a una favola, non si suda. Stamattina non erano tanto alte quando siamo partiti. Quando siamo partiti però era 9 gradi, 10 gradi. Sì, sì. Esatto. Partendo così, sì, un po' freschino, però ti muovi e riesci a fare. A star bene, bello caldo. Qui vedete. Qui abbiamo un jersey della Litt. Un jersey. Parla come magni. A noi no, è possibile. Possibilmente no. Ciao piccolo. Questi sono giovani, però. Questo qui anche meno. C'han paura, eh? State collegati con questi schermi perché giovedì arriverà un bellissimo talk con un nuovo format. Venerdì sera col podcast, giovedì sera con il talk, argomenti interessantissimi. Venerdì uscirà il podcast su la cosa attraverso la quale mi state guardando. Vi salutiamo ragazzi. Vai. Croccante, non era proprio diciamo un duplo. Un trono. Pivelli. Thank you.
giù. Lascia acceso sempre. Benzina che è arrivata a 1,83. No, quello è il diesel, la benzina è 1,66. La madonna, 1,66. Ma non sale. È un attimo. Da zero. Ecco, vedi? 100 euro di nafta, eh. Vediamo dove arriva. Non lo riempie mica, eh. Non basta, no? No. Finito. Una 88.